Gloria a Dio. La parola del Signore è fonte di consolazione, di pace, di serenità. Quando ci sentiamo approvati dalla parola di Dio, stiamo bene. Stiamo bene perché la parola di Dio è il nostro binario, dove noi camminiamo, ed è sulla parola che vogliamo veramente continuare a condurci, è dalla parola che vogliamo trarre quello che ogni giorno ci occorre per poter proseguire il cammino e per poter piacere al Signore. Oggi desidero proporvi una domanda, e a questa domanda risponderemo attraverso la parola di Dio. La domanda è questa: cosa potrà mai esserci di buono nell'afflizione? Cosa potrà mai esserci di buono nell'afflizione? Leggeremo un testo oggi dalla parola di Dio, stiamo meditando sul Salmo 119 e oggi leggeremo una nuova sezione, quella sezione che va dal verso 65 al verso 72. C'è a un certo punto un'espressione che potrebbe essere discutibile da un punto di vista umano, ma vedremo in realtà che la Scrittura, come sempre, vede il giusto, vede il bene. Leggiamo questa parte della parola di Dio, quindi dal verso 65 fino al verso 62. Tu hai fatto del bene al tuo servo, Signore, secondo la tua parola. Concedimi senno e intelligenza perché ho creduto nei tuoi comandamenti. Prima di essere afflitto andavo errando, ma ora osservo la tua parola. Tu sei buono e fai del bene, insegnami i tuoi statuti. I superbi inventano menzogne contro di me, ma io osservo i tuoi precetti con tutto il cuore. Il loro cuore è insensibile come il grasso, ma io mi diletto nella tua legge. È stato un bene per me l'afflizione subita, perché imparassi i tuoi statuti. La legge della tua bocca per me vale più di migliaia di monete d'oro e d'argento. Gloria al nome del Signore. L'espressione a cui mi riferivo prima è proprio quella del verso 71, quando il salmista dice: è stato un bene per me l'afflizione subita. Questa affermazione è molto forte e il concetto che esprime appare molto strano se lo consideriamo da un punto di vista umano. Da quando le cose negative che causano afflizione sono un bene? Noi abbiamo naturalmente un sommo insegnante e vogliamo ricevere le risposte dalla parola di Dio. Vogliamo ricevere le risposte direttamente dall'ispirazione dello Spirito Santo che si è rivelata primariamente attraverso la parola del Signore. Probabilmente non sempre saremo d'accordo con i metodi di Dio, con i suoi sistemi o i suoi insegnamenti, ma sopra ogni nostro giudizio o pregiudizio vogliamo sempre continuare ad avere fiducia nel Signore e nella sua parola. Oggi entreremo nella stanza di Tet e vedremo, attraverso l'esperienza del salmista e l'aiuto della parola, perché l'afflizione può essere un bene. Prima di tutto, le afflizioni ci disciplinano. Sta scritto qui al verso 67: prima di essere afflitto andavo errando, ma ora osservo la tua parola. Un buon padre disciplina i suoi figli e disciplina i suoi figli adottando dei metodi che non sempre sono a loro graditi. La disciplina non è gradita, Non è gradita. Certo, poi produce del bene, magari col senno del poi ci rendiamo conto della bontà della disciplina subita, ma lì al momento la disciplina non è gradita. Dio permette a volte che tu sia afflitto per disciplinarti, per attirare la tua attenzione su ciò che conta veramente. A volte essere umiliati, un bel bagno di umiliazione fa bene, perché ci porta a riflettere. Essere disciplinati fa del bene all'anima nostra, perché ci porta a considerare
Il salmista fa la sua confessione. Prima di essere afflitto andavo errando, ma ora, dopo l'afflizione, osservo la tua parola. Per smettere di errare, per smettere di girovagare, di andare a destra e a sinistra, a volte è necessario qualche, potremmo definirlo, elettroshock, che ci richiama a considerare che la cosa più importante è cercare prima il regno e la giustizia di Dio. La parola non sbaglia. E se qui il salmista dichiara, e lo dichiara per l'ispirazione dello Spirito Santo, è stata un bene per me l'afflizione subita, è perché le cose stanno esattamente così. Nell'afflizione, nella disciplina, può esserci e c'è sicuramente del bene, perché l'afflizione ci disciplina, ci indirizza, ci mette nella giusta carreggiata. Ma poi le afflizioni ci rendono anche più umili. Ci rendono più umili. È scritto nella seconda epistola ai Corinzi, al capitolo 12, è perché io non avessi a insuperbire, l'apostolo Paolo che sta parlando, che sta scrivendo, è perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. L'apostolo Paolo comprende il motivo della sua afflizione e non biasima Dio che l'ha permessa. L'apostolo Paolo dice che il motivo di quell'afflizione è perché non insuperbisca. Quindi sta considerando la bontà, il bene spirituale che ne deriva. La Bibbia dice che l'orgoglio precede la rovina. E il Signore ha permesso proprio quella spina nella carne di Paolo, quell'afflizione, perché Paolo non si rovinasse. Siccome Dio non vuole la tua rovina, non vuole la nostra rovina, quando si trova di fronte un orgoglioso o quando abbiamo bisogno di essere ricondotti sulla giusta via, permette qualche afflizione affinché possa ritornare la nostra vita ad essere con i piedi nella giusta direzione, ad essere nella giusta condizione voluta da Dio, affinché possiamo smetterla di sentirci superiori ad altri e renderci conto che dobbiamo stimare gli altri superiori a noi stessi. Tutti noi siamo tizzoni scampati dal fuoco, ma a volte non ce ne rendiamo conto, a volte non riflettiamo su questa gloriosa e eccellente verità. E allora è necessario qualche afflizione per essere più disciplinati ed è necessaria qualche afflizione per renderci umili di quell'umiltà che è gradita a Dio, di quell'umiltà che poi alla fine, dice la Scrittura, precede la gloria. Dio ha il giusto balsamo per le nostre ferite. Vero è che il Signore permette l'afflizione, ma se noi andiamo a Lui, Lui curerà le ferite del nostro cuore, dandoci quel sollievo di cui noi abbiamo bisogno, perché Dio sa esattamente come consolarci. Allora, nell'afflizione impara le lezioni che il Signore vuole darci. Nell'afflizione non vedere un ostacolo, ma considerala un'opportunità. Un'opportunità di crescita e un'opportunità per esaminarti alla luce della parola di Dio. Quindi nell'afflizione permetti a Dio di consolarti, permetti a Dio di ristabilirti, permetti a Dio di rispondere ai bisogni del tuo cuore, perché Dio nell'afflizione sta aspettando di farti del bene. Permettiglielo, andando a Lui e umiliandoti ai Suoi piedi. Il Signore ti benedica.